siamo con Antonella La Rivera, Raffaella Cantiello, Giuseppe. Allora, che clima si respira questa serata? Indubbiamente è un clima natalizio e di festa, insieme a questa bellissima gente di Montefalcone nel Sannio. La tradizione è molto particolare. Sì, fa freddo. Dai, ma c'è la farcia che riscalda. Sì. Per te? È comunque sempre bello venire in questi paesini e vedere queste tradizioni che comunque nelle grandi città come Termoli non possiamo vedere. Termoli ha anche altre tradizioni, in questo caso parliamo della farchia, quindi è come vivere qui una grande famiglia. Esatto, e poi a Montefalcone si sente davvero il clima natalizio e siamo tutti come una grande famiglia. È bellissimo venire qua. Sempre è bello venire a Montefalcone. Bene, allora vogliamo rivolgere un messaggio augurale? Tantissimi auguri a tutti e buon Natale a tutti. Buon Natale. Auguri e buon Natale a tutti. Come ti chiami? Francesco. Allora, siamo pronti per questo corteo molto particolare con la farchia? Sì. Come l'avete realizzata? Con la legna. Abbiamo raccolto la legna e... È stato impegnativo, difficile? No. Un po'. No, non è stato difficile. Sarò facile? Sì. E tu? Hai partecipato? Sì. E voi anche avete collaborato per organizzare questa iniziativa, la farchia tutti insieme? Sì. 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 Allora chiediamo anche i vostri nomi. Christian. Michele. Alessia. Manuel. Andris. Ricordiamo? E lui? E Francesco. Allora buon Natale a tutti. Grazie. Grazie. Pesante questa farchia? Un po'. Da dove siete partiti? Dal convento vicino alla chiesa. E dovete raggiungere Piazza del Popolo? Sì. Per così dopo si benediscono le farchie. Siete in tanti? Più o meno. Ti chiami? Luca. Luca in compagnia di altri volontari, li conosciamo, si chiamano? Lorenzo. Francesco. Giovanni. Vedi più vicino? Luciano. Giosuè. Francesco. E conosciamo anche lui? Antonio. Allora, avete raccolto la legna in questi giorni? Sì. Dove? Veramente l'ha fatto il nonno di Francesco. E voi non avete collaborato? No, stiamo soltanto la farchia. Vabbè, ognuno, come dire, il suo ruolo. E tu hai partecipato anche alla raccolta della legna? No. Quindi il vostro compito è quello di portare la farchia? Sì. Bene, allora buon proseguimento e buon Natale.
Bene, man mano le farchie diventano una più grande e più lunga dell'altra, siamo in compagnia di? Simone. Cioè, ci vuole una bella forza, uno sforzo organizzativo non indifferente? È un po' pesante, però ci divertiamo. Siete impegnati? In quanti siete? 6 e ci sono 2 suonatori. Due suonatori che poi si rinnova anche un brano molto particolare, tradizionale di questo periodo, vero? Sì. E oltre a Simone conosciamo? Mattia. Antonio. Daniele. Siete pronti allora per raggiungere pian piano Piazza del Popolo? Piano piano ci arriviamo, anche se è un po' pesante. Ci mettiamo un po' di volontà. Con calma ci riusciamo. Vi date anche il cambio? Sì, sì, ogni tanto sì. Quando serve, sì. Bene, allora ascoltiamo tutti insieme anche la musica, il brano canto tradizionale della Farchia di Montefalcone. Più